ha buttato tutto e siamo andati. Giachetti, vi do prima di tutto una informazione di servizio, me lo sono appuntato, da adesso fino al 19 giugno il primo contributo che potrete dare è quello di inventarvi e generare voi dei manifesti telematici, ovviamente, perché gli altri non ce ne saranno molti, manifesti per lanciare slogan per questa campagna elettorale. Il sito che potete utilizzare per fare questo si chiama ilmioslogan.robertogiachetti.it. Ammazza quanti siete! Vorrei anche dirvi che siccome questa è una festa di inaugurazione, il candidato sindaco si è messo il vestito della festa. Non mi vedrete spesso vestito così, però ho pensato che fosse il modo giusto e il modo migliore, scherzi a parte, per onorare questo appuntamento. Siamo alla ex dogana, anzi alla stazione Giachetti. Abbiamo deciso di chiamare così il nostro comitato perché lo vogliamo aperto, lo vogliamo come una stazione, lo vogliamo così, lo vogliamo come un punto, un posto dove le persone arrivano, si fermano, si incontrano, si confrontano, scambiano idee e poi ripartono. E ripartono per andare a fare quello che è più importante, quello che più ci aspetta, e cioè convincere i romani che è arrivato il momento per questa città di riprendersi ciò che gli spetta e di farlo attraverso una amministrazione che sia in grado di far, sì, di farci tornare a sognare quella Roma che abbiamo sempre voluto. Ovviamente il mio ringraziamento non è un ringraziamento formale, è un ringraziamento per voi che siete qui, è l'occasione per me anche per ringraziare adesso in modo ancora più caloroso le oltre 43.000 persone che hanno partecipato alle primarie e che da una parte ci hanno voluto dare un segnale molto preciso dal punto di vista, diciamo, della critica e attenzione rispetto a anche quello che noi abbiamo fatto in questi anni, ma contemporaneamente ci hanno dato anche una grossa spinta per dire che abbiamo e ci sono tutte le condizioni per restituire a Roma, per restituire ai romani l'orgoglio della politica
l'orgoglio di poter lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Bene, ci vuole entusiasmo. E vi posso garantire che io sono davvero entusiasta, e non solo perché qui oggi siete tanti, ma perché sto continuando a girare e vedo una città in movimento, vedo tante idee, vedo tanta voglia di riscattarsi. L'entusiasmo è fondamentale e penso che questo entusiasmo che abbiamo noi qui oggi è l'entusiasmo che ci dovrà accompagnare per tutta la campagna elettorale. Attenzione, nei momenti belli e anche nei momenti difficili che dovremo incontrare. Io considero un momento bello il momento che ho avuto adesso, per esempio, con i centri sociali qua fuori che sono venuti a protestare perché portano avanti la loro battaglia. Per me la prima qualità della politica che vorrei rappresentare per questa città è che il dialogo va a fondo fino alla fine. Anche se la gente arriva incazzata, ed è incazzata perché lo sappiamo che è incazzata, e non soltanto loro, l'unica forma che noi possiamo trovare perché da questa incazzatura possano venire energie per la nostra città è quella di parlare. È quella di incontrarsi, è quella di confrontarsi, che non vuol dire avere le stesse idee, ma non vuol dire neanche rimanere necessariamente delle proprie idee. Il confronto deve essere anche una contaminazione positiva, quindi confronto, quindi sicuramente entusiasmo, ed è quello che noi avremo e che ci accompagnerà per tutta la campagna elettorale. Però sappiamo perfettamente che l'entusiasmo è una condizione sicuramente necessaria, senza l'entusiasmo non si va da nessuna parte. Ma non è una condizione sufficiente. Ci vuole, per esempio, onestà. L'onestà ce la chiedono i romani ed hanno ragione a chiederci onestà. Hanno ragione a farlo perché sicuramente in questi ultimi anni l'onestà spesso e volentieri è andata nell'ombra. E noi abbiamo il dovere di corrispondere a questa richiesta dei romani. Io lo faccio. Io sono una persona onesta. La mia vita è sotto gli occhi di tutti, è la vita di una persona onesta, e non lo è da qualche giorno. Io faccio politica da quando avevo 15 anni, ho iniziato a farla tra la gente, raccogliendo le firme per i referendum, andando a distribuire volantini, confrontandomi, quando non c'avevo nessuna poltrona, non c'avevo nessuna carica, non c'avevo assoluto nulla, ma c'avevo soltanto il piacere e la voglia di stare in mezzo alla gente. Lo sono stato però anche quando ho traversato una parte della storia amministrativa di questa città, negli anni che andavano dal 93 al 2000, anni nei quali ho ricoperto anche incarichi importanti. Ho iniziato facendo il capo della segreteria della Giunta Rutelli, e vi dico un anetto, come si dice. Io ho trascorso i primi 2 anni della mia attività di capo della segreteria con un appuntamento fisso. Avevo appuntamento fisso per prendere un caffè e poi dopo dedicarmi a cose più importanti, nel quale avevo un appuntamento fisso con un signore che adesso è in pensione, che ho avuto la fortuna di incontrare qualche tempo fa a Piazza del Popolo, e che era il maresciallo Iannone. Il maresciallo Iannone era il maresciallo della caserma di Piazza Venezia dei Carabinieri, e noi avevamo un appuntamento fisso. Certo, era piacevole prendere un caffè perché era anche una persona molto semplice, ma io arrivavo puntualmente col mio pacchetto di lettere che arrivavano all'amministrazione comunale di denunce dei cittadini, anche quelle anonime, nelle quali si denunciavano malefatte, nelle quali si denunciavano sprechi, nelle quali si denunciavano comportamenti non consoni. Il maresciallo Iannone è diventato un abitué per me delle mie giornate, perché noi appena entrati abbiamo capito perfettamente che quel segnale non poteva essere solo un segnale a parole, ma doveva avere anche una sua consistenza pratica, e la nostra esperienza è andata avanti così. Ma poi sono anche diventato capo di gabinetto del sindaco, e in quegli anni, erano gli anni del giubileo del 2000, ho avuto tante responsabilità. E ho avuto anche l'onere e l'onore di firmare molte delibere che implicavano spese per centinaia di miliardi di lire, allora, oggi sono euro, ma centinaia di miliardi. E posso dirvi che io non ho mai avuto non un avvertimento, ma neanche una telefonata per il mio compleanno dalla Procura della Repubblica o dalla Corte dei Conti. Io a Natale non ricevevo neanche i panettoni.
Questa è la mia storia di onestà, perché ci dobbiamo intendere, oggi tutti ci dichiariamo onesti ed è giusto che ciascuno di noi abbia il diritto di dichiararsi onesto, però l'onestà non si dichiara, l'onestà si dimostra. E io so che negli anni in cui ho esercitato responsabilità importanti, la mia onestà è stata un'onestà specchiata, e chiunque voglia tornare indietro e andare a scandagliare tutti gli atti che ho compiuto quando avevo la responsabilità di apporre la mia firma sotto la mia responsabilità per l'amministrazione comunale non troverà assolutamente nulla se non quello che era legato alle mie funzioni. Io dunque sono certamente una persona onesta, però non basta solo l'onestà mia. È per questo che io ho chiesto al partito di fare in modo che la lista che accompagnerà la mia candidatura a sindaco, ed è la stessa richiesta che ho fatto a tutte le altre liste che accompagneranno la mia candidatura a sindaco, siano liste pulite e siano liste rinnovate. Dice, va bene, ho cercato di fare tutto quello che mi è venuto in mente per accompagnare questa mia richiesta. Ho chiesto che ogni candidato consegni, insieme all'accettazione della candidatura, anche il proprio certificato dei carichi pendenti. Ho chiesto l'altro giorno, e sono lieto che la Commissione Antimafia abbia deciso di procedere anche all'esame delle candidature per quanto riguarda Roma, ma io ho detto subito che in via unilaterale avrei trasmesso, un giorno dopo che le avevo ricevute, tutte le candidature alla Commissione Antimafia affinché potesse scandagliare come meglio ritenesse e in tutte le forme possibili le nostre candidature. Noi non abbiamo assolutamente nulla di cui preoccuparci e non abbiamo assolutamente nulla di cui vergognarci. Però, ve lo voglio dire francamente, io sono sempre Roberto Giachetti. Sono Roberto Giachetti che crede nel garantismo, che crede nella Costituzione e crede nella presunzione di innocenza fino a prova del contrario, e la prova del contrario si realizza non nei tribunali di piazza ma nei tribunali che per questo devono operare. Davanti, scusate. E quindi so perfettamente che cosa significa in questo momento per me chiedere a tutti voi in questa occasione di far prevalere la politica. Noi abbiamo esigenza in questo momento, con tutto quello che è successo, con Mafia Capitale, ed è inutile che continuo, di far prevalere la politica. L'opportunità politica in questo momento per me, che pure la penso in un determinato modo, è fondamentale. E quindi le liste che accompagneranno la candidatura di chi vi parla saranno liste pulite, saranno liste rinnovate, avranno tutti i controlli possibili, non ultimo quello di tutti i cittadini di Roma, perché il giorno dopo, e questo accadrà il 19 se non sbaglio o il 18, che io avrò avuto l'elenco delle candidature, queste saranno consultabili sul mio sito www.roberto.giachetti.it e lì troverete tutti i candidati. E così, oltre al vaglio della magistratura, oltre ai vagli che vogliamo di tutti i tipi, i cittadini potranno verificarle. E poi, se questo non bastasse, proprio perché io sono Roberto Giachetti e proprio perché io certo che credo nella giustizia, nella legalità, però io so che per quanto mi riguarda, e sia chiaro per quanto riguarderà ogni persona che avrà a che fare con me se io diventerò sindaco di Roma, prima di qualunque questione ci sarà l'onore. Io chiederò a tutti i candidati di sottoscrivere un codice d'onore in cui si impegnano pubblicamente a rendere noto a tutti i cittadini tutte le proprie, l'analisi patrimoniale, questo è già previsto al Comune di Roma, tutte le spese che sono state sostenute in campagna elettorale, qualunque tipo di conflitto di interessi, l'impegno a risolvere il proprio conflitto di interessi, renderò noto anche il codice d'onore, perché c'è la giustizia, perché ci stanno i controlli, ma per quanto mi riguarda, se si vuole gestire la cosa pubblica, il primo requisito è il senso dell'onore. Ci vuole entusiasmo, ma non basta. Ci vuole onestà,
ma non basta. Ci vuole anche competenza. E allora io vi dico che io sono una persona competente. Sono due elementi, l'onestà e la competenza, che saranno fondamentali per riscattare questa città. Idealmente sono davvero la prima questione che noi abbiamo davanti a noi e che noi abbiamo risolto, e che abbiamo risolto nel modo che vi ho detto. Però, scusatemi, ma io proprio non riesco a staccarmi da questa cosa. Però io ho sentito dire qualcuno che la prima cosa che farà quando dovesse diventare sindaco di Roma è quella di, udite udite, abolire la carta di credito. Ora, a parte il fatto che, diciamo, non è che noi abbiamo un feticcio alla carta di credito, perché credo che qualche centinaio di milioni, forse qualche miliardo di persone la carta di credito la usa, e magari diciamo che il problema non solo per la carta di credito, ma nella gestione della cosa pubblica, è come la usi la carta di credito. E non è che se tu l'hai abolita, non è che se sei malintenzionato non hai altre forme per compiere le tue male intenzioni. Quindi francamente spiegatemi che succeda. Ma soprattutto pensavo se quel messaggio potesse essere davvero ascoltato da 2.800.000 romani. Penso Ileana, quando abbiamo tentato di salire insieme su un autobus e non c'era la pedana per poter far salire i disabili. E quel disabile che si interroga dice: ma com'è possibile? Ma cosa si deve fare per... La risposta è: aboliamo la carta di credito. O penso alle tante mamme che hanno il problema di non essere in graduatoria negli asili nido, perché l'offerta del Comune di Roma non è un'offerta adeguata, e che magari non sanno come andare a lavorare, non sanno come organizzare la giornata, non sanno come uscire da una situazione drammatica per certi versi che si verifica, e dicono: vabbè, ma come lo risolvo questo problema? Lo risolvo abolendo la carta di credito. Penso alle persone, alle decine di migliaia, centinaia di persone che sono magari... aspettano il bus alla fermata e aspettano per 40-50 minuti, e magari per fare un chilometro ci mettono un quarto. Come lo risolvo il problema? Lo risolvo abolendo la carta di credito. Vi dico la verità, al di là della competizione elettorale, che c'è sempre, bene che ci sia, e anche, anzi, più vivace è e meglio è. A me quello che spaventa è il pressappochismo, è il dilettantismo, è un approccio che cede quasi tutto alla demagogia e che non guarda i problemi concreti. Che c'entra la carta di credito? Peraltro segnalo che io il 27 gennaio ho fatto una battuta a una radio e ho detto: guardate che io il problema degli scontrini, delle cose, eccetera eccetera, l'ho risolto alla radice, semplicemente non ritirerò la carta di credito. Raggi, però io questa dichiarazione l'ho fatta a un giorno da pecora, non era il primo punto del mio programma. Io quando sono diventato vicepresidente della Camera, un minuto dopo, ho rinunciato all'auto di servizio, ho rinunciato all'appartamento di servizio, il telefono che io uso non è il telefono di servizio. Io viaggio in seconda classe, quando giro mi pago gli alberghi e potete chiederlo ai militanti che mi hanno ospitato. Io mi pago i francobolli della corrispondenza istituzionale da solo. Io non so come si utilizzano i fondi di rappresentanza della Camera, perché non li ho mai utilizzati. Questo è Roberto Giachetti. Non ho bisogno di regalare alla demagogia cose senza senso. Ma torniamo alla competenza. L'onestà, io sono onesto e voglio che in questa vicenda ci siano liste oneste. Io sono competente e voglio che le persone che faranno parte della mia squadra
siano persone competenti. E la mia squadra vale per le liste e vale per la squadra. Rappresentano un unicum nella storia. Non è mai accaduto che i candidati per le elezioni fossero conosciuti non una settimana prima del voto, ma 10 giorni prima della raccolta delle firme. Non è mai accaduto nella storia che un candidato sindaco presentasse prima la sua giunta. Il 21 maggio do appuntamento a tutti, lo farò attraverso lo stesso meccanismo con cui ho fatto conoscere il comitato poco fa, e quindi anche qui do un avvertimento di servizio: conoscerete la mia giunta attraverso Emotion di Facebook. Lo farò nella stessa stanza dove l'avrò decisa, da solo, e lì saprete 15 giorni prima del voto quale sarà la squadra che mi accompagnerà. La potrete giudicare, la potrete valutare, e insieme al programma il corpo elettorale avrà la possibilità di decidere, non sulla mia bella faccia, su quale sarà la squadra che vuole andare ad amministrare questa città e quale sarà il programma attraverso il quale noi amministreremo la città. Perché ci sta certo il tema... perché la giunta, non sottovalutatelo, è un aspetto importante. Non è solo un fatto rituale. La città versa nelle condizioni che sappiamo, dopo ne parleremo. Noi abbiamo bisogno di una giunta che un minuto dopo che si sono svolte le elezioni, se io avrò vinto, sia già insediata, non abbia bisogno di trattative tra partiti, correnti, mozziconi di questo o di quello, ma sia stata conosciuta prima e un secondo dopo sia in grado di lavorare 24 ore ventre a terra come è necessario per questa città. E ovviamente quando si decidono le cose bisogna anche capire qual è il modo. Ho detto che nella mia giunta non ci saranno consiglieri comunali, non ci saranno parlamentari, non ci saranno deputati e senatori, saranno persone che io avrò scelto sicuramente considerando competenza, affidabilità e anche passione e amore per questa città, e saranno coloro che io proporrò a voi. Guardate che, siccome non è la prima volta che io dico questa cosa, ho già sentito qualcuno che dice: ma questo è matto. No, sia chiaro, per come la vedo io e per come la penso io in campagna elettorale, ma state tranquilli anche se divento sindaco nel mio modo di amministrare la città, io non sono matto. Io penso che questo sia un cambiamento necessario rispetto a tante vicende del passato, e penso che questa sia la linea del futuro attraverso la quale noi possiamo recuperare un rapporto con i cittadini. Non sarà certamente un fatto episodico, sarà certamente un elemento che, sono certo, darà il segno che noi stiamo veramente cambiando, non solo con i cambiamenti che abbiamo fatto, in particolare per quanto ci riguarda con il partito, grazie al lavoro del commissario, grazie al lavoro che ha fatto Fabrizio Barca con i circoli, ma anche rispetto a come noi intendiamo andare avanti nella conduzione della nostra attività amministrativa. Perché, amici cari, torno alla competenza, la carta di credito, sì, va bene, ma adesso ho risolto il problema della carta di credito, abbiamo risolto il problema dell'onestà, l'abbiamo risolto, è chiuso, non ne parliamo più, abbiamo risolto il problema della competenza, lo abbiamo risolto, lo risolveremo ancora di più quando avrete la possibilità di verificare la squadra. Poi però rimane qualche piccolo problemino, perché siccome con la carta di credito tu non guadagni una lira se la tagli, e siccome noi questa città la dobbiamo risollevare, sarebbe utile che noi cominciassimo a sapere come magari gli altri candidati intendono muoversi con lo strangolamento che noi abbiamo del debito che è stato accumulato. Perché noi le cose le dobbiamo fare, perché noi il problema della pedana dei disabili lo dobbiamo risolvere, perché noi il problema della mobilità lo dobbiamo risolvere, perché noi i problemi li dobbiamo risolvere, e sappiamo perfettamente che per risolverli dobbiamo fare un lavoro per trovarle delle risorse. Benissimo. Allora vorrei dire, io un'idea ce l'ho. Innanzitutto, voi lo sapete che l'amministrazione comunale utilizza e sfrutta solo il 30%
di risorse che potrebbero essere impiegate in investimenti, solo il 30%. I dipartimenti non hanno una capacità progettuale, quindi non arrivano i soldi. Ma non basta. Quanti soldi vengono sperperati perché vengono spesi male, perché la spesa non è razionalizzata? Il Comune ha già fatto un certo lavoro con la centrale unica degli acquisti. Bisogna potenziarla, ma non basta. Noi porteremo la centrale unica degli acquisti anche alle partecipate del Comune di Roma. Questo certamente sarà un modo per trovare le risorse che dobbiamo impiegare per realizzare la nostra azione amministrativa. E poi c'è un altro aspetto. Avete mai sentito parlare dei fondi europei? Sono tanti soldi. Tante città europee li sfruttano, li usano. Noi li usiamo in modo irrisorio. Anche qui c'è un problema di progettazione, c'è un problema di coordinamento. Io voglio fare in modo che in Europa a un certo punto ci dicano basta, basta, non abbiamo più soldi, non ci portate più progetti. Basta, perché noi sappiamo perfettamente che quella è una leva che dobbiamo utilizzare, non solo per i fondi, vedo qui Nicola che saluto insieme a tutti gli altri, non solo perché noi abbiamo la possibilità di utilizzare risorse che arrivano attraverso la regione, ma perché ci sono dei fondi europei che vengono dati direttamente anche alle città. Grazie all'ingresso dei paesi dell'est nella Comunità Europea ci sono delle poste che sono state messe per direttamente dare fondi alle città per la riqualificazione dei centri storici, per esempio. Li dobbiamo utilizzare, dobbiamo cambiare, dobbiamo organizzarci, dobbiamo invaderli di progetti e utilizzare tutte le risorse possibili. Poi certo dobbiamo anche fare delle scelte, vi faccio solo un caso perché penso che sia molto utile anche che noi ci capiamo su come si trovano risorse rispetto ai tanti soldi che vengono o buttati o spesi male. Prendete l'annoso problema del rifacimento delle strade, dell'asfalto. Ecco, credo che adesso ci siano un centinaio di microappalti sparsi per la città e inevitabilmente ognuno va per conto suo e inevitabilmente la spesa lievita. Io penso che noi dobbiamo non tornare all'appalto unico, perché anche quello crea determinati problemi. Penso molto semplicemente, e vale per le strade, affronteremo ovviamente per altri settori qual è il modo migliore per razionalizzare la spesa pubblica, ma io penso che in questo caso, per esempio, noi dovremo certamente individuare un appalto per quanto riguarda la grande viabilità e poi dividere la città in 3-4 settori e fare 3-4 appalti più grandi, ai quali ovviamente innanzitutto i municipi possano utilizzare i municipi per iniziare a mettere a posto un po' di strade. Ora, cari amici, la nostra città è una città complessa, è una città piena di problemi, è una città che ha attraversato momenti splendidi, ma che da 8 anni attraversa momenti molto difficili. È una città che ha bisogno di essere rigenerata, è una città che ha perso punti di PIL, è una città nel quale magari in controtendenza rispetto a quello che succede la regione vede aumentare la disoccupazione. Sono tanti i problemi di questa città. Vedete, quello che mi ha colpito girando la città è il senso che le persone hanno riguardo la nostra incapacità di creare una coesione, di creare uno strumento attraverso il quale tutti si sentano parte, tutti si sentano l'attenzione dell'amministrazione comunale, non soltanto nel centro storico ma anche nelle periferie, per gli infiniti problemi che noi abbiamo dinanzi a noi. È tutta Roma che ha questi problemi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbatterci? No, io penso che lo slogan che abbiamo ideato e che vedete alle mie spalle, Roma torna Roma, sia la risposta più efficace alle nostre domande. E guardate, intendetevi, non è che Roma torna Roma perché noi guardiamo con lo specchietto retrovisore anche importanti esperienze che noi abbiamo avuto alle spalle. Roma non è più quella, Roma ha problemi diversi, ha molti problemi che dobbiamo risolvere. No, no, io dico Roma torna Roma perché voglio che i romani tornino ad avere orgoglio della propria città, perché voglio che Roma torni ad avere quella grande voglia di riscatto, quella grande forza
quella quasi spudoratezza nel presentarsi al mondo per le sue qualità, per la sua bellezza, per le sue capacità. Bene, allora finalmente parliamo di Roma, parliamo della nostra Roma, forse scontento qualcuno, non parliamo dei temi nazionali, parliamo di Roma, parliamo delle Olimpiadi, parliamo delle Olimpiadi del 2024 che noi porteremo a Roma e parliamo del Giubileo del 2025, cioè parliamo di straordinarie opportunità che abbiamo di fronte a noi e che se noi non tentassimo di utilizzare per fare del bene alla nostra città, per rimetterla in marcia o per contribuire a rafforzarla nella marcia che avremo iniziato se avremo la possibilità di governare questa nostra città, se noi non sfruttassimo queste opportunità saremmo degli irresponsabili, altro che irresponsabili se noi accettiamo Roma 2024. Noi, anche per le cose che vi ho detto, vogliamo rappresentare una classe dirigente che se ha l'opportunità di fare del bene a questa città non ha paura. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, noi le abbiamo messe le mani nella macchina amministrativa, noi sappiamo dove andare ad operare, noi sappiamo dove andare a garantire ai cittadini che ci saranno solo opportunità positive, però le dobbiamo cogliere, perché l'ho detto già altre volte al mio amico Stefano Fassina, i soldi delle Olimpiadi li dobbiamo utilizzare per gli asili nido, li dobbiamo utilizzare per non so cos'altro. Fassina, i soldi delle Olimpiadi, tanto più dopo la modifica del regolamento delle Olimpiadi, si possono utilizzare esclusivamente per la manifestazione delle Olimpiadi, in particolare si devono utilizzare per la gran parte per ristrutturare e mettere a posto le strutture esistenti, cementificazione, distruzione del piano regolatore, invasione dei barbari, perché noi abbiamo sempre questa straordinaria visione di noi, del mondo, di Roma, di quello che possiamo rappresentare, ma non è la visione che hanno i romani. Noi abbiamo una grande opportunità. Il 70% delle strutture sportive sulle quali dovranno realizzarsi le Olimpiadi, noi ce le abbiamo, perché nel 60 non abbiamo avuto paura a prendere le Olimpiadi e trasformare Roma. E noi quelle strutture le rimetteremo a posto, perché non sono solo strutture sportive, significa ridare vita anche ai quartieri, significa dare la possibilità ai ragazzi, anziché di stare su un muretto, di andare a fare una partita di pallacanestro, perché noi, per noi questo significa far rivivere la città, e ci arriveremo anche rispetto ad altre cose. Questo sono le Olimpiadi. Sì, sono pure le Olimpiadi che, quando ci saranno le immagini nel mondo, faranno vedere la grande Roma a cui tutti quanti abbiamo sempre creduto. Perché c'è quella grande Roma, perché ci sarà la possibilità, per esempio grazie ai fondi delle Olimpiadi, che diversamente non avremo, di ristrutturare lo stadio Flaminio. Ci fa schifo ristrutturare lo stadio Flaminio, è solo un problema che si limita alle Olimpiadi, o significa mettere insieme un'idea anche di Roma, delle sue funzioni. Abbiamo l'auditorium dalla parte, abbiamo il Maxi, abbiamo la caserma Guidoreni, ecco, farlo diventare un polo di attrazione che non è soltanto culturale ma è anche sportiva, questo può rappresentare per esempio la ristrutturazione del Flaminio. Bisogna avere delle idee, non bisogna avere il retropensiero che qualunque cosa noi tocchiamo diventa merda, perché per noi non è così, perché noi sappiamo che siamo in grado semmai di trasformare la merda in oro, e lo abbiamo fatto con il Giubileo del 2000. Chi ci porta a fare un giro per Roma per vedere come è cambiata Roma, in che tempi è cambiata, senza un morto nei cantieri, senza un intervento della magistratura contabile, senza un intervento della magistratura ordinaria. Potevamo fare di meglio, sì, perché succede anche questo nella nostra Roma, con tutto il rispetto per le autorità di questa città, passate, presenti, che noi potevamo avere per esempio il sottopasso del Lungotevere, quello che passa vicino a San Pietro, che magari invece di costringerci a fare quel simpatico giro intorno a Sant'Angelo per rimetterci poi sul Lungotevere, lo potevamo fare direttamente risparmiando una mezz'oretta, 40 minuti di traffico, ma no, noi ci dovevamo un po' fare del male.
E quindi che succede? Che contemporaneamente, mentre in Europa si costruisce il tunnel sotto la manica per collegare la Francia all'Inghilterra, a Roma si apre il problema che se facciamo un pezzetto di sottopasso vicino a Castel Sant'Angelo non vengono giù i braglioni del Nero, e quindi non si è fatto. Però c'è tutto il resto, c'è la Galleria Pasa, c'è il passante a nord-ovest, potrei continuare. Per me questo sono le Olimpiadi, sono certo l'orgoglio di Roma che si presenta al mondo, ed abbiamo tutti gli strumenti per farlo e tutta la forza per farlo, ma sono anche una straordinaria, infinita serie di possibilità che noi, che vogliamo cambiare Roma e farla ricrescere, abbiamo il dovere, non dobbiamo avere paura, perché sappiamo chi siamo, da dove veniamo e dove intendiamo andare, non dobbiamo avere minimamente paura di utilizzarle per il bene della nostra città. Poi però ci sono delle altre Olimpiadi che invece noi non vogliamo, sono le Olimpiadi che compiono i cittadini tutti i giorni, quelli che magari più piccoli devono andare a scuola e prendere un autobus e magari arrivano tardi e si beccano anche la nota perché sono imbottigliati nel traffico, sono quelli che magari si devono prendere un permesso perché arrivano tardi al lavoro perché sono imbottigliati nel traffico e non possono andare al lavoro, sono quelli che tutti i giorni incontrano e devono fare delle vere Olimpiadi. Noi vogliamo che queste Olimpiadi siano cancellate e lavoreremo giorno e notte per fare in modo che queste Olimpiadi siano cancellate. Noi vogliamo molto semplicemente che siano le Olimpiadi che vogliamo, che siano le Olimpiadi che non vogliamo. Vogliamo che i cittadini tornino non solo a pensare e a sperare, ma a dire quanto sei bella Roma, quanto sei grande Roma. E noi la faremo bella e grande. Ma le Olimpiadi del cittadino, per l'appunto, dei cittadini che sono ogni giorno presi dai mille problemi di questa città. Guardate, sia chiaro a voi, e sarà molto chiaro ai consiglieri che saranno eletti e alla squadra che mi accompagnerà. Per me la qualità della vita delle persone sarà l'ossessione giorno dopo giorno della mia azione amministrativa. Mi hanno preso in giro per questo, perché non c'è il programma, perché ci vuole l'idea, la missione. Andateci a parlare in giro con le persone, che sia Tor Bella Monaca, Fidene, Testaccio o Trastevere, andateglielo a spiegare se non gli risolvete prima e come dobbiamo fare i problemi della vita quotidiana, andateglielo a spiegare la grande missione di Roma. Certo, Roma ce l'ha una grande missione e ne parleremo, ma intanto il compito immediato è quello di alleviare almeno un pochino i problemi delle persone. E come si fa? Ho detto un'altra cosa sulla quale qualcuno ha storto un po' il naso, nel senso che forse non l'ha capito. Un obiettivo, certo non avrà il valore della carta di credito, però almeno c'ha quello che è. Un obiettivo sarà quello, e lo perseguiremo con tenacia, di fare in modo che ciascun cittadino possa guadagnare mezz'ora della propria giornata per se stesso, per fare quello che vuole, non essere obbligato a spenderla su un autobus, aspettando un autobus perché si ferma una metropolitana, ma possa farlo dedicando questa mezz'ora ad andare al parco con i figli, ad andare a fare una partita di tennis, a fare assolutamente quello che vuole. Restituiamo almeno mezz'ora al giorno ai cittadini qualcosa che è loro, la loro vita, un pezzo della loro vita da non trascorrere nelle Olimpiadi romane. E dice sì, vabbè, ho capito, è facile, come fai? Ho cercato modestamente, ovviamente stiamo lavorando molto, è vero, io diciamo vedo Giampaolo Manzella, vedo Salvatore Barca e tanti altri amici che mi stanno dando una mano sul programma, vi dico la verità, noi dedichiamo poco tempo alla campagna elettorale e siamo molto presi perché stiamo lavorando, facendo già il sindaco di Roma e una squadra che gli dà una mano per fare in modo che il giorno dopo effettivamente non solo ci abbiamo una giunta ma ci abbiamo anche qualcosa da fare, e quindi stiamo facendo un lavoro sul programma enorme,
stiamo ascoltando tantissime persone, oltre quelle che abbiamo ascoltato, perché anche qui è divertente. Avete sentito? Ah, la campagna ascolto, non c'è il programma, devi spiegare alla gente, devi dirgli, oh, io ho fatto la campagna ascolto per un mese e mezzo e ci ho trascorso le primarie e l'ho utilizzata in quel modo. Adesso tutti fanno la campagna d'ascolto. Mi sento che ogni tanto stiamo facendo la campagna d'ascolto. Benvenuti, io l'ho già fatta e infatti adesso sto lavorando per risolvere i problemi. E cerchiamo di risolverli. Ora, il tema del tempo, il tema del facilitare la vita nella città, è chiaro che non è una questione che si risolve solo con le cose semplici, ma si risolve anche con le cose semplici. Quando ho detto, per esempio, che noi dovremmo aumentare le corsie preferenziali in questa città, tenete conto che negli ultimi anni noi abbiamo dimezzato i chilometri quadrati protetti in città, su 1900 chilometri di corsie preferenziali di percorso di mobilità con gli autobus. Noi siamo passati, se non sbaglio, da 190 a 86 chilometri protetti. Dobbiamo ritornare subito ai 196, dobbiamo farne anche di più, però dobbiamo anche lavorare meglio. E ho fatto una proposta, l'ho fatta così, adesso l'abbiamo studiata, è una proposta praticabile, l'abbiamo anche affinata, ed è quella di iniziare per alcune corsie preferenziali, scegliendo ovviamente quelle che più ci interessano perché hanno più flusso di persone e magari hanno più tempi di percorrenza, di monitorarle con le telecamere, perché se sono monitorate con le telecamere, quello che poi noi romani ogni tanto facciamo, che vediamo, approfittiamo, apriamo la corsia preferenziale, quindi ovviamente tra l'autobus si deve fermare, eccetera, 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 non si può più fare. Non si può più fare esattamente come non si fa a Via Nazionale. Ce l'avete presente Via Nazionale? A Via Nazionale ormai tutti sanno, infatti non si vede più un'auto privata sulla corsia preferenziale di Via Nazionale, che se tu imbocchi Via Nazionale, esattamente come succede se tu imbocchi il centro storico, c'è la telecamera che ti becca e ti paghi la multa, e non mi si venisse a dire che voglio fare cassa con i cittadini, perché lì lo sai, c'è la telecamera, e se non ti è sufficiente la riga anziché gialla la facciamo rossa, così quando giri per strada e vedi la riga rossa sai che seppure non ci sta il vigile o quello che deve controllare il traffico, tu là la multa te la becchi. Faremo. Abbiamo anche studiato un'altra cosa, questo lasciatemelo dire, che ci ho pensato, dobbiamo studiare di più quello che succede in tante altre capitali europee. Adesso vedo Stefano Giovenali e tanti altri che stanno lavorando sul programma sul tema della mobilità e non voglio creargli un sudore freddo, e però io vi dico che per esempio mi sono interrogato, ma perché funziona la preferenziale di Via Nazionale? Perché giustamente se noi facciamo una preferenziale e mettiamo all'inizio della preferenziale la telecamera e non la proteggiamo, e cercheremo di non proteggere perché ci sono state polemiche in passato su questo, è chiaro che tu basta che superi i primi 30 metri della preferenziale, la telecamera non ti becca più, ti infili sulla preferenziale e mai fatto fesso. E c'è un sistema. Perché Via Nazionale funziona? Perché la preferenziale è contromano, e se tu entri sulla preferenziale ti becco, ma se non c'entri non ci puoi più entrare perché il flusso delle macchine viene contromano. Ora, non credo che sia un genio, sarà sicuramente la genialità di Stefano che l'ha immaginata, però diciamo che sicuramente prima della genialità di Stefano, se voi girate per le capitali europee, vedete che questa genialità è usata ormai da tempo ed è abbondantemente. È una sciocchezza? Sì! O meglio, non è una sciocchezza, è una cosa piccola? Sì! Ma noi cambiamo le cose anche cambiando le cose piccole e non soltanto pensando alle cose grandi. Certo, quando parliamo di mobilità, questa è una cosa piccola, poi abbiamo anche i grandi bubboni della mobilità. Vogliamo parlare delle metropolitane? Allora, io non voglio fare grandi promesse, anche perché questa è una questione sulla quale tanto ancora dobbiamo approfondire e studiare. Però una cosa ve la garantisco, io aprirò un tavolo con il governo, che per fortuna
ha già detto attraverso il ministro Delrio che quella delle metropolitane nelle grandi città sarà sicuramente una priorità nell'azione del governo per venire incontro e anche in termini di investimento. Aprirò un tavolo al quale inevitabilmente avremo anche la regione, ci metteremo intorno a un tavolo, magari ascoltando anche i comitati di quartiere, i cittadini, eccetera, eccetera, e noi daremo certezza ai romani di quello che si può fare e di quello che si farà e in che tempi si farà. Gli abitanti di Casal Monastero sapranno se noi realizzeremo il prolungamento da Re Bibbia a Casal Monastero per quanto riguarda la linea B. I cittadini romani sapranno quale sarà il futuro della linea C, sapete che ci sono tutte le ipotesi, ci si ferma a Fori Imperiali, si arriva alla stazione a Piazza Venezia, facciamo le stazioni intermedie su Piazza della Chiesa Nuova e via dicendo, oppure andiamo direttamente fino a Piazzale Clodio. Benissimo, adesso l'ora degli allenatori, che ognuno ha la sua soluzione, è finita, decidiamo come concludiamo la questione della linea C e i romani sapranno dove arriva e in che tempi ci arriva. Poi c'è quell'altra cosa divertente che io ci ho messo un po' per capirla, nel senso che non riuscivo a capire fino in fondo di che cosa si trattasse tanti anni fa quando se ne iniziò a parlare, che si chiama anello ferroviario. Peraltro mi dicono che ormai siamo arrivati praticamente alla conclusione, anche tutto il tema che avevamo davanti a noi dei cosiddetti sfasciacarrozzi, ma comunque di tutte le altre attività che sono nel tratto che ancora non consente di chiudere l'anello ferroviario, sono a quel punto. Lo chiuderemo e con lo stesso metodo io chiederò al governo che faccia mettere sull'attenti FS insieme all'amministrazione e a tutte le parti interessate perché finalmente l'anello ferroviario si chiuda. L'anello ferroviario non è un vezzo, sappiamo perfettamente il significato, fare in modo che le macchine private possano non entrare a Roma, lo faremo. E ovviamente si apre anche il problema di un ragionamento sui parcheggi, non la voglio fare lunga, i parcheggi di scambio, ci sono delle anomalie, io penso che il parcheggio di Anagnina sia un parcheggio bellissimo, 2000 posti, utilissimo, però arriva ad Anagnina, mi domando, forse se noi avessimo ragionato, ragionassimo per esempio sulla possibilità di realizzare un parcheggio di scambio a Ciampino, noi consentiremo non solo diciamo, minore penetrazione dentro la città, ma consentiremo anche ai pendolari, dei castelli, tutti quelli che vengono a Roma da quel quadrante, di fare meno tratti con la macchina e di prendere prima la metropolitana, di prendere prima la ferrovia. Bisogna ragionarci, io per esempio vi dico la franca verità, penso che noi dobbiamo ripensare anche alle modalità attraverso le quali noi realizziamo i parcheggi, noi abbiamo avuto i PUP, importanti sicuramente, ma diciamo la razza del PUP è che erano sostanzialmente e diventavano dei parcheggi privati, di proprietà. Io penso che noi dobbiamo ragionare soprattutto in funzione di come è cambiata la città grazie alle nuove linee metropolitane, grazie a tutto il sistema che è cambiato. Penso che dobbiamo ragionare a dei parcheggi che siano in affitto temporaneo, una lunga durata per i residenti e magari per gli operatori commerciali e una più breve durata, direi quasi una tariffa oraria per tutti coloro che devono andare, ovviamente mi sto riferendo ai parcheggi dove c'è il ferro, dove c'è la metropolitana, dove ci sono le stazioni di FR1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, per fare in modo che le persone possano arrivare, è una cosa banale, lasciare la macchina, prendere il mezzo e venire a Roma. Magari li attrezziamo, visto che ci siamo, mettendoci anche delle colonnine della ricarica elettrica, in maniera che, lo dico ai miei amici della bicicletta che mi stanno sollecitando in questi giorni, ne parleremo, stiamo lavorando al programma anche su questo, e fare in modo che chi per esempio vuole arrivare in bicicletta possa, oltre che lasciare la bicicletta, magari avere anche una stazione dove la bicicletta elettrica la può ricaricare. Sono idee, ovviamente le approfondiremo, però sono idee che si occupano della mobilità pensando alle cose semplici e pensando anche alle cose concrete. Abbiamo parlato della mobilità, ma adesso diciamocelo tra di noi,
per parlare della mobilità. Io avevo bisogno, e dei problemi della mobilità di Roma, io avevo bisogno di farmi un mese e mezzo in giro, in lungo e largo per Roma, facendo più di 2000 chilometri e incontrando migliaia di persone, centinaia di comitati di quartiere, di associazioni, di realtà organizzate sui territori. No, i problemi della mobilità, ahimè, li conosciamo tutti. Forse è più difficile conoscere, magari dai miei competitor, quali sono le soluzioni per risolvere i problemi della mobilità. Però c'è un mese e mezzo, io non dispero. Però girando invece io mi sono reso conto di un'altra cosa, che in questa città è una enorme ferita. Mi avete sentito parlare spesso, sono la quantità di opere disseminate nella città che spesso e volentieri sono frutto magari di promesse che sono state fatte per prendere i voti e magari nelle quali si è aperto un contenzioso tra la ditta e l'amministrazione comunale e che ha prodotto semplicemente che quella struttura è rimasta abbandonata. Non solo, sono magari, lo dico a Torquati perché oggi giustamente ha valorizzato l'iniziativa del prefetto Bronca, ci troveremo, anzi non ci troveremo perché sto parlando anche troppo, ma ci troveremo sicuramente nel corso del tempo, oppure sono magari opere che erano partite con tutte le migliori intenzioni e poi a causa di vincoli archeologici, di problemi con la sovrintendenza, si sono fermate. Io mi sono fatto il giro per i municipi, ho chiesto ai presidenti di municipio, insieme a loro abbiamo girato, di indicarmi e di farmi loro il censimento delle incompiute nella città. Me le hanno indicate tante, ne abbiamo scelte, ne stiamo scegliendo 15, una per municipio. Io andrò prima della campagna elettorale, metterò la mia faccia di fronte al rudere che mi trovo davanti, che non è stato compiuto e che è una ferita per quel territorio. Perché doveva essere una speranza di aggregazione, perché doveva essere una biblioteca, perché doveva essere una palestra, perché doveva essere una scuola di musica, perché doveva essere una scuola di teatro, ed è semplicemente un rudere abbandonato dove inevitabilmente arriva il degrado, e dove arriva il degrado arriva l'insicurezza, e dove cresce l'insicurezza, per esempio nella nostra Ostia, arriva anche la criminalità. Noi dobbiamo restituire ai territori quelle speranze, completando quelle opere e restituendole alla cittadinanza. E poi arrivo anche a dirvi come penso che noi le dobbiamo restituire alla cittadinanza. Lo faremo, metterò la mia faccia adesso per com'è quel rudere e poi la vorrò mettere quando noi avremo realizzato e completato quell'opera e l'avremo restituita alla città. Avrete la doppia faccia, col rudere e con l'opera realizzata. Ma vi dicevo, e mi avvio alla conclusione, che il contributo che i presidenti di municipio mi hanno dato, e badate bene perché noi siamo un partito serio, noi siamo un'organizzazione concreta, nei miei giri ci stavano certamente i presidenti che appoggiavano la mia candidatura, ma ci stavano anche e collaboravano con me, e discutevano con me e spiegavano con me la cittadinanza, anche i presidenti che non appoggiavano la mia candidatura ma quella di Roberto, esattamente come abbiamo fatto dopo io e Roberto. Su tante cose adesso faremo anche delle iniziative insieme, perché questa è la nostra forza e questo è quello che ci dà credibilità. I presidenti di municipio, ringraziamo il Dio che almeno i presidenti di municipio sono rimasti e non sono stati sostituiti dai commissari. E non certo perché io ce l'ho con i commissari, ma perché la politica è bella e serve, e soprattutto serve se è bella. E scelte importanti non si risolvono senza la politica. Grazie ai presidenti di municipio. I presidenti di municipio si sono lamentati, adesso si devono preoccupare, perché guardate, le tre parole chiave per quanto riguarda la rivoluzione amministrativa che io intendo mettere in cantiere sono riorganizzazione e decentramento, trasparenza e partecipazione. E allora sia chiaro, noi dobbiamo reinventare la missione della struttura amministrativa. Questo non solo serve per mettere in moto e far camminare la città, ma serve anche perché io ritengo doveroso, attraverso anche politiche di formazione seria, dare l'opportunità a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale di unirsi a questa nostra battaglia per riscattare la città, sentirsi parte di un progetto e avere una guida che gli consenta di partecipare. Noi cambieremo
la macchina amministrativa. Noi cambieremo la struttura amministrativa, noi reinventeremo la missione a partire da una scelta dalla quale non si torna indietro, l'ho detta 100 volte in campagna elettorale, la ripeterò e soprattutto finite le elezioni, se io sarò sindaco, sarà la prima cosa, con tutto il rispetto per la carta di credito, la prima cosa sulla quale noi lavoreremo alacremente, fare in modo che i presidenti di municipio siano i sindaci di territori che sono enormi, sono territori più grandi di tante città italiane, più densi di tante città italiane. Voi lo sapete che il 7° municipio ha tanti abitanti quanti ne ha Bonn, e noi possiamo pensare ancora che andiamo avanti con dei presidenti di municipio che hanno solo qualche competenza e che quando i cittadini gli vanno a chiedere giustamente, chiedere conto di quello che accade nei loro territori, gli rispondono ma io purtroppo non c'ho soldi, ma io purtroppo non c'ho personale, dipende dall'amministrazione comunale, il marciapiede rotto, sì il marciapiede è rotto, però quello non dipende da me perché siccome sta sulla viabilità principale dipende dall'assessorato dei lavori pubblici, a me compete soltanto il pezzo che riguarda il tratto che porta all'interno del quartiere. Ecco, io penso che noi non dobbiamo fermarci e noi dobbiamo andare avanti sul decentramento e i presidenti di municipio avranno non solo più competenze, avranno più soldi, avranno più personale. Si alleggerirà la macchina centrale che avrà sostanzialmente e soprattutto compiti di programmazione e compiti di controllo. Sono importanti i presidenti del municipio, è importante la riorganizzazione, è importantissima anche la trasparenza. Noi garantiremo la massima trasparenza per l'amministrazione pubblica, la garantiremo consentendo ai cittadini di seguire attimo per attimo come proseguono i lavori che abbiamo progettato su questa o su quell'altra iniziativa. Lo faremo attraverso la semplificazione delle procedure, la pubblicazione delle procedure, per cui se uno deve aprire un'attività commerciale non ha bisogno di intermediazioni per capirci. Aprirà il sito del Comune di Roma e vedrà se vuole aprire un'attività commerciale cosa deve fare e come lo deve fare. Deve bastare questo, non ci devono essere altre intermediazioni. E poi ci sta la partecipazione. La partecipazione, e ho veramente concluso, per essere chiari tra di noi, non so se c'è qui il mio amico Veloccia, la partecipazione vuol dire certamente che noi coinvolgeremo la città in ogni forma, in ogni ambito per far sì che possano concorrere alla crescita dell'innovazione che noi vogliamo portare. Però viva Dio, Veloccia, per noi la partecipazione vuol dire che se un cittadino vuole mettere un fiore su un'aiola, noi glielo facciamo mettere, non possiamo immaginare una città nella quale un cittadino, dove l'amministrazione non arriva per migliorare la qualità della vita, non abbia neanche il diritto di mettere un geranio sull'aiola. Ma dov'è il buonsenso? E questo riguarda sicuramente i fiori e le aiole. Lo affronteremo, riguarda anche sicuramente il tema della legalità, il tema degli affitti, tutto quello che volete. L'ho detto, io mi incatenerò se si vanno a chiudere la sede della SLA o se si va a chiudere la sede nazionale di Telefono Rosa. Non è ammissibile, peraltro quelli sono anche regolari. Noi dobbiamo avere il buon senso, dobbiamo sapere cosa svolge una funzione sociale, noi dobbiamo sapere che vuol dire. Nel caso si apre un problema di legalità. Un'amministrazione seria per quel tipo di funzioni prima individua la soluzione alternativa e poi sicuramente realizza la legalità. Avrei voluto parlarvi, ma lo so che è fatto tardi, della sicurezza, telecamere nelle stazioni, meno decoro, cioè più decoro diminuisce la percezione di sicurezza. Avremo un'altra occasione in cui parlerò della cultura, del turismo, del sistema che dobbiamo mettere in piedi per far sì che Roma utilizzi le sue risorse migliori. Ho finito, vi chiedo scusa, ma era tanto tempo che mi dicevano che non parlavo del programma, adesso vedo dei segni, devi chiudere, ma che cacchio volete da me? E se non parlo del programma è perché non c'è il programma?
se parlo del programma è perché c'è troppo programma. Mettetevi d'accordo, anche voi, Cristina che mi fai segni, i giornalisti, tutti quanti. Allora sfatiamo anche questa, il programma c'è. Datemi del tempo, datemi dello spazio, abbiamo un mese e mezzo e ci divertiremo col programma. Ragazzi, è sempre così, io mi rendo conto. Va bene. Mi rivolgo a tutti voi, mi rivolgo ai giovani volontari che ci accompagneranno e mi auguro cresceranno nel tempo. Cominciamo da qui, cominciamo da questo luogo che oggi come ieri è un crocevia di facce, è un crocevia di storie, di vite. Magari mi auguro, perché la politica è anche questo, magari potrà essere anche un crocevia di innamoramenti, di amicizie, di conoscenze, di confronto, di contaminazioni. Questo è un luogo aperto, sarà il luogo aperto a tutti, a chi viene a manifestare fuori e chi viene a lavorare qua dentro, così come il sindaco, se io sarò sindaco, sarà un sindaco che sarà all'aperto, in mezzo alla gente, quando gli diranno bravo e quando gli diranno vaffanculo, come mi è successo ancora 4 giorni fa, e non sono neanche sindaco, perché se vogliamo cambiare questa città dobbiamo metterci la faccia quando ci dicono bravi e quando ci dicono vaffanculo. E quando ci dicono vaffanculo non dobbiamo offenderci, ma dobbiamo sapere che un pezzo di ragione c'è e che sarà necessario per noi cambiare, perché se noi siamo in grado di cambiare noi stessi, noi cambieremo anche Roma. E perché se Roma torna ad essere Roma, cari amici, non ce ne sarà per nessuno.